Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV. Questo è il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa e ai primi aggiornamenti dalla Basilicata. Andremo a vedere insieme quali sono le notizie di oggi dalle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che vedete già pronte alle mie spalle. In apertura però c'è l'emergenza coronavirus, sono tre le ultime vittime in Basilicata. Non si arresta la circolazione del virus, 734 i casi riportati nell'ultimo bollettino, mentre in 800 sono guariti. E da oggi prenotazioni aperte sulla piattaforma di Poste Italiane per la somministrazione delle quarte dosi ai soggetti fragili. Sentiamo Michelangelo Russo. Due anziani, un uomo e una donna, residenti a Tito e a Lauria e con altre patologie, sono morti a San Carlo. L'altra vittima è invece una persona originaria di Policoro. Complessivamente sono tre le ultime vittime provocate dal Covid in Basilicata e sale di 2 unità rispetto al dato del precedente bollettino il totale dei ricoverati negli ospedali, 91, con 57 pazienti al San Carlo, 34 al Madonna delle Grazie, ma c'è un solo posto occupato nelle terapie intensive. Tasso di positività ancora alto al 20%, con ben 734 nuovi casi scoperti tra i lucani, 436 in provincia di Potenza, 298 in provincia di Matera, a fronte di 2.000 tamponi in più processati, 3.570 per l'esattezza, 789 molecolari, 2.781 antigenici. Torna ad essere più elevato il dato delle guarigioni, ben 800 con 19.818 attualmente positivi. Ancora in calo le somministrazioni dei vaccini, meno di 600 in un giorno. E nelle prossime ore, fa sapere l'ASP, sarà attiva sulla piattaforma di Poste Italiane la funzionalità di prenotazione della dose booster, ovvero la quarta dose, da somministrare ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria dovuta a cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici. La quarta dose sarà disponibile per la somministrazione anche di quei soggetti sottoposti a trapianto di organo solido che hanno già completato il ciclo primario di vaccinazione e quindi che hanno già effettuato prima, seconda e dose addizionale. E dopo il punto sull'emergenza coronavirus in Basilicata siamo pronti per partire con la nostra rassegna stampa. Cominciamo come sempre dalla prima pagina del nostro giornale La Nuova del Sud. L'apertura è dedicata alla politica. Bardi sfiduciato da Forza Italia, ora giunta tecnica o dietro front. Di fronte alla richiesta di discontinuità la decisione che scompagina i piani. Cupparo e Leone restino assessori. La Lega dice uscenti in interni o esterni, noi siamo pronti, ma lo schema è di nuovo in bilico. Sotto l'apertura il caso Tisci, che si dimette un attimo prima di essere cacciato. La denuncia dice un pretesto. E poi vaccini ai soggetti fragili, si parla di Covid, ieri altre 3 vittime, quarte dosi, prenotazioni aperte. Andiamo nella falsa apertura, ieri l'arrivo dei primi ucraini a Melfi, ma tutta la regione apre le porte, dicono siamo arrivati senza nulla, qui per riavere un futuro. Accolta anche una donna incinta, Potenza offre 300 posti e un centro di prima accoglienza. Di spalle il punto di vista di Nino Grasso, il dramma ucraino e le ultime parole famose del lucano Rosario Petrocelli. Andiamo in basso dove si parla dell'omicidio di Marconia. Carmen Lopatriello chiede clemenza ai giudici, voglio rifarmi una vita. E qui nella foto vediamo proprio la ragazza Carmen Lopatriello con il nonno ucciso il 7 gennaio 2020 a Marconia di Pisticci. E poi a Rimini uccise la moglie a martellate nel sonno, 71enne originario di Stigliano, condannato in primo grado a 23 anni di reclusione. Lo sport sulla Nuova del Sud di oggi troverete l'intervista a Bucolo che dice a Potenza c'era un discorso da continuare.
continuare, sempre per quanto riguarda la Serie C ed il Picerno in particolare. Oggi vi proponiamo l'intervista a Dettori, il centrocampista si confessa tra passato, presente, derby e un futuro da allenatore. Andiamo alle pagine interne, a pagina 3 l'approfondimento sulla politica regionale, Cupparo e Leone assessori, Bardi impallinato dai suoi di Forza Italia, giunta tecnica o mista, si sceglie. Di fronte alla richiesta di discontinuità per il governo regionale, gli azzurri, sentito Tajani, recapitano al governatore la decisione che scompagina i piani. Attesa per le decisioni, alleati infastiditi. La Lega dice, uscenti, interni o esterni, noi siamo pronti, ma lo schema è di nuovo in bilico. E per tutti gli approfondimenti sulla politica regionale vi invito a leggere il pezzo di oggi del collega Celestino Benedetto. A pagina 4 della Nuova del Sud, il caso Tisci, Tisci che si dimette un attimo prima di essere cacciato e attacca. La denuncia dice solo un pretesto, il DG dell'ARPAB lascia, ma la Regione aveva deciso di revocargli l'incarico un anno e mezzo al centro della bufera. Dice sono stato definito troppo di destra, come se fosse una colpa, ma rifarei tutto allo stesso modo, la stessa linea verrà utilizzata per altri dirigenti, ma Bardi lo liquida, difendere le istituzioni significa rispettare le regole senza guardare all'appartenenza, ora il futuro dell'agenzia. E cambiamo argomento, è stato dedicato al lavoro delle donne nel post pandemia, l'incontro che si è svolto a Potenza su iniziativa di CGIL, CISL e UIL con il coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni professionali. Nella giornata internazionale delle donne, accesi i riflettori sulla necessità di nuove politiche da mettere in campo per immaginare un futuro in cui la condizione femminile diventi sempre più paritaria. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Sindacati, associazioni di categoria e istituzioni fanno sistema e nella giornata internazionale delle donne accendono i riflettori sulla necessità sempre più incombente di nuove politiche da mettere in campo per immaginare un futuro in cui la condizione femminile diventi sempre più paritaria. E non c'è da fare nessuna retorica, c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare. Lavorare sul tema dell'occupazione femminile e dei diritti delle donne con provvedimenti concreti, perché sicuramente lo scenario deve cambiare rapidamente e ne va anche di mezzo, se parliamo a livello regionale, lo sviluppo della nostra regione. Non ci può essere sviluppo senza il superamento dei divari. Instaurare un dialogo permanente, ripensare al PNRR e come implementarlo a seconda dei contesti territoriali e delle esigenze emerse. I temi al centro dell'iniziativa organizzata da CGIL, CISL e UIL dal titolo Il lavoro delle donne nel post pandemia. Innanzitutto il dialogo, che fino ad oggi purtroppo non ci pare di aver visto, almeno a livello regionale, e cioè metterci intorno a un tavolo e capire cosa fare con queste risorse, come utilizzarle. In un dialogo che però sia diciamo permanente, cioè no, ci vediamo una volta, facciamo il piano e poi quello è, anche perché appunto, l'ho detto prima, gli scenari sono in continua evoluzione, quindi ora più che mai c'è bisogno di dialogo tra tutti gli attori della comunità regionale per provare veramente a modificare qualche cosa, altrimenti queste saranno risorse sprecate, come già è successo tante altre volte, sia quelle del PNRR ma soprattutto quelle dei fondi europei su cui la gestione della regione è diretta. Tanto c'è molto da fare per, come anche detto dalle colleghe, per orientare queste nuove risorse in ottica di genere, e oggi l'obiettivo è proprio in questa tavola rotonda di discutere a più voci con la Regione, con gli economisti, con Confindustria su come possiamo convergere verso uno sviluppo che includa l'occupazione femminile, perché l'occupazione femminile, ricordiamo, è tema di sviluppo economico ma è anche tema di sviluppo sociale. Però non dobbiamo dimenticare che la pandemia lascia sul campo un'altissima disoccupazione femminile. Nel 2020, a fine 2020, i dati ci hanno detto che in Basilicata 2.000 donne hanno perso posti di lavoro. Oggi ci troviamo però in uno scenario geopolitico drammatico per l'Europa, del tutto cambiato, modificato, dovuto appunto alla guerra in Ucraina. Ciò conferisce una instabilità a tutto ciò che avevamo immaginato.
immaginato e pensato rispetto a questo, dunque tutto ciò che avevamo immaginato e pensato per la fuoriuscita dalla pandemia. Riflettori accesi sul contesto attuale nel sud del paese grazie al contributo del direttore dello Svimez Luca Bianchi, collegato da remoto, mentre lo scenario relativo alla presenza delle donne nelle aziende locali e alle opportunità da cogliere per favorire l'occupazione femminile sono stati temi trattati dal vicepresidente di Confindustria Basilicata Francesco D'Alema. Le donne partono da tre lavori in uno: essere mamma, essere donna, essere lavoratrice, quindi su questo le attenzioni del mondo delle imprese, ma un po' tutto del mondo sociale ed economico in generale, sono altissime. Il PNRR è sicuramente uno strumento di svolta per il nostro paese e per la Basilicata. E riprendiamo la nostra rassegna da pagina 11 della Nuova del Sud, dove si parla di stalking. La Basilicata purtroppo non sorride, violenza di genere. Il report della Polizia di Stato segnala un incremento dei reati spia nella nostra regione, condotte intrusive oltre la media, più contenuti i casi di maltrattamenti in famiglia. Andiamo avanti a pagina 9, la cronaca giudiziaria. Se pensate che sia stata io, vi chiedo clemenza. Vorrei rifarmi una vita. Accusata di aver ucciso il nonno, Carmen Lopatriello, davanti ai giudici dice: mi sono sempre presa cura degli altri, mai di me stessa. Per il delitto di Marconia di Pisticci del gennaio 2020, la giovane di 28 anni rischia una condanna all'ergastolo. Nella falsa apertura, altra cronaca, uccisa la moglie a martellate nel sonno, condannato a 23 anni, sentenza di primo grado per un 71enne originario di Stigliano. E poi per la rapina a San Nicola di Melfi arrivano due condanne e una assoluzione. Andiamo avanti sulla Nuova del Sud di oggi, alle pagine 6 e 7. Vi parliamo di guerra e accoglienza, in particolare del cuore grande di Melfi e dei Lucani per l'Ucraina. Un 8 marzo di speranza per 15 madri e figli. Accogliere è nel DNA, dicono, qui per avere un futuro. Intanto un hub regionale per ospitarli fino a 72 ore prima di andare nei CAS OSAI. Ieri vertice organizzativo con NASP e protezione civile. Fino al 31 marzo niente green pass per i rifugiati ucraini, a Potenza disponibili oltre 300 posti letto. E poi dopo 103 ore di viaggio il pullman della Ghirotti Bus è rientrato facendo scalo in varie città. Il presidente Maglione dice: lì manca una regia, servirebbe la nostra protezione civile. E le mamme e i bambini sono state accolte all'hotel Il Tetto a Melfi. Ieri pratiche burocratiche e tampone, il sindaco dice pronti per altri arrivi. Elena, una delle mamme ucraine arrivate, dice: mio marito mi ha costretto a partire con nostra figlia. Un'altra testimonianza qui in basso: volevo venire in Europa ma non così. Valeria, 18 anni, iscritta a psicologia, in fuga da Kharkiv, voglio lavorare per tornare a studiare. E poi ieri a Latronico una marcia multiculturale per condannare la guerra, dunque anche la comunità di Latronico ha manifestato a favore del popolo ucraino, dai più piccoli a più grandi, una testimonianza multiculturale di solidarietà. Siamo al punto di vista di Nino Grasso, che come sempre trovate a pagina 2 della Nuova del Sud. Il dramma ucraino e le ultime parole famose del senatore Petrocelli: la Russia non ha mai invaso nessuno. Andiamo ad approfondire nel sommario. Il presidente lucano della Commissione Estere di Palazzo Madama, soprannominato dopo il suo no Petrov il russo, è stato l'unico esponente della maggioranza a votare contro la risoluzione del governo Draghi per l'invio di armi all'esercito di Zelensky. Per quanto sfiduciato da tutti i gruppi politici, il portavoce del Movimento 5 Stelle non vuole saperne di dimettersi e resta saldamente inchiodato alla poltrona. Ed ora parliamo di prevenzione, perché a Potenza è cominciata la campagna di screening promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità nell'ambito della Settimana Mondiale del Glaucoma, in programma fino a sabato 12 marzo prossimo. Sentiamo Alessandro Panuccio.
Nella settimana mondiale dedicata al glaucoma, il Comitato regionale dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità è sceso in campo per promuovere la campagna di prevenzione e sensibilizzazione, che nell'edizione di quest'anno coincide anche con la Giornata Internazionale delle Donne. Ed è proprio alle donne che la Ollus si è rivolta, invitando a sottoporsi a visita preventiva. Non distrarti, il glaucoma può bruciare la tua vista, è il messaggio lanciato per l'edizione 2022 dell'iniziativa. E anche noi in Basilicata quest'anno abbiamo ripreso l'attività di screening dopo la pausa dovuta alla pandemia e abbiamo voluto dare simbolicamente un significato alla giornata, che oltretutto coincide con la giornata internazionale dedicata alle donne, perché le donne molto spesso trascurano la salute per altre situazioni e soprattutto perché il bisogno oculistico oggi è tanto, perché per il sopraggiungere di altre patologie dovute anche all'esposizione agli schermi e si sta troppo tempo davanti ai computer, quindi noi abbiamo voluto dedicare questa giornata particolare alle donne perché credo che loro debbano prendere più spesso l'iniziativa di fare prevenzione e noi ci occupiamo della prevenzione degli occhi. Nella sede di Potenza del Comitato regionale della IAPB da domenica scorsa è sotto la direzione scientifica del dottor Giovanni Smaldone, già primario di oculistica all'ospedale San Carlo del capoluogo, sono cominciati gli screening attraverso i quali è possibile cogliere i primi segnali e purtroppo anche quelli in stadio più avanzato, che permettono di diagnosticare il glaucoma, una malattia cronica ma silente, geneticamente trasmissibile. Questa malattia è stata definita il ladro silenzioso della vista proprio perché non ha campanelli d'allarme. Ci si accorge quando un occhio ormai non vede più e l'altro è quasi allo stesso livello, allo stesso stato. Quindi si è scoperto che all'incirca intorno ai 40 anni gente che è figlia di glaucomatoso può presentare la stessa malattia. Queste sono persone che la patologia conoscono bene perché hanno avuto già i genitori o qualche parente che ha avuto lo stesso problema. Invece gli screening si fanno principalmente per andare a individuare persone che non si rendono conto di avere questa patologia, che di solito è silente nelle fasi iniziali e nelle fasi avanzate della malattia, e quando si scopre è sempre molto tardi. Il programma di screening proseguirà fino a sabato prossimo 12 marzo. È possibile accedere a tutte le informazioni sul sito www.settimanaglaucoma.it. Riprendiamo la nostra rassegna da pagina 13 della Nuova del Sud, dove troviamo le notizie di Potenza Città. Dipendenti trotta senza stipendio, dopo il sit-in rischia lo stop ai trasporti. Qui nelle foto vediamo i presidi inscenati ieri davanti il deposito trotte sotto la sede del comune in piazza Matteotti. Lo sentivamo prima nel servizio Settimana Mondiale del Glaucoma, al via gli screening gratuiti. E poi una buona notizia, perché è stato riaperto l'ufficio postale di Bucaletto e i cittadini possono dunque tirare un sospiro di sollievo. In basso si parla di una bella iniziativa, il Forno dei Briganti, un'opportunità per i ragazzi del carcere minorile. L'iniziativa sarà presentata domani al Polo Bibliotecario di Potenza. Passiamo a pagina 16, a Matera Città tutti i consiglieri sono stati invitati a discuterne, in pochi hanno però partecipato. Questa è la replica del sindaco Bennardi alla posizione espressa da alcune forze della minoranza circa lo scarso coinvolgimento in merito alla stesura dei progetti PNRR. Poi Parco del Campo e Stadio tra sviluppo e investimenti, e più in basso pioggia di cartelle esattoriali arretrate, imprese in ginocchio, Confcommercio preoccupata dallo stop alla pace fiscale. A pagina 19 della Nuova del Sud l'intervista al calciatore del Potenza Bucolo, Bucolo che è stato ospite lunedì sera a Stop and Goal, parla del suo ritorno. Sappiamo perché ero andato via, ma qui sto benissimo, il faro del centrocampo del Potenza dice: pretendo molto da me e dai miei compagni, guai a mollare la presa proprio adesso. Sono venuto con la convinzione di riuscire a portare la squadra in salvo, a Mantova avevo un biennale, ma qua sapevo di venire in un posto dove ero stato bene. Intanto col Taranto domenica sarà giornata rosso-blu ed è partita la prevendita dei biglietti.
A pagina 20 invece l'intervista a Dettori che si confessa, qui si lavora benissimo, Foggia, Potenza e Virtus Francavilla determinanti per provare a mettere al sicuro la salvezza. Nella prima parte della stagione, dice Dettori, ho giocato poco ma ho rispettato sempre le scelte e in futuro mi piacerebbe allenare ma non sono un tipo da scrivania. E dallo sport ora possiamo passare alle previsioni meteo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Situazione per la giornata di mercoledì, quando un campo di alta pressione sarà in rinforzo sul Mediterraneo occidentale e poi oltre Alpe, verso tutta l'Europa centrale ma anche il nord Europa in direzione Paesi Baltici e Scandinavia. Segnaliamo quella circolazione di bassa pressione che ancora insisterà tra Grecia e Turchia, alimentata da aria gelida direttamente dalla Russia, che ancora lambirà l'estremo sud con venti di tramontana e grecale. Nel dettaglio possiamo notare difatti una bella giornata soleggiata al centro nord, cieli sereni o poco nuvolosi anche sulla Sardegna, qualche addensamento nuvoloso per lo più innocuo però, ma non lo escludiamo ancora possibile sul basso Adriatico e l'estremo sud Italia. In sintesi, la mappa della nostra penisola, una bella giornata assolata sulle nostre regioni, della variabilità in mattinata sul basso Adriatico ed estremo sud, non escludiamo gli ultimi piovaschi sul Messinese, ma insomma entro pomeriggio migliorerà su tutte le nostre regioni meridionali il tempo. Le massime in lieve aumento, torneremo a toccare i 13-14 gradi su molte regioni. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, cieli nuvolosi con possibili brevi rovesci nevosi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. E dopo le previsioni meteo vi mostriamo la prima pagina del quotidiano del Sud, anche qui in apertura c'è la politica, Bardi vede la soluzione del rebus, riaperte le trattative sulla giunta nonostante il controultimatum di Forza Italia, il leghista Zullino verso la nomina ad assessore, la quota rosa passa ai forzisti e poi la sanità negata con il CUP che crea code e disagi, un focus sulla ex Sinoro, un tesoretto lasciato a marcire. In basso il Times boccia bond ma elogia i sassi, la prestigiosa testata britannica preferisce al suo 007 lo scenario lucano e dunque ennesima vetrina internazionale per il set naturale a Potenza, lo abbiamo visto anche sulla Nuova del Sud, trottabus, stipendi in ritardo e sindacati spaccati, presidio in azienda e dal comune. Non ci è arrivata la prima pagina della Gazzetta di Basilicata, dunque ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo in studio per la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 02 08 806. Capital Fair, specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pali di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair, tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139, capitalfair.it.
E dopo la pubblicità eccoci ritornati in studio per la seconda parte di Prima Notizia dedicata alla lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, tratto non mi arrendo, Zelensky intesa possibile bombe sulla città, Biden e Johnson dicono stop al petrolio da Mosca e poi tanti reportage dalla fronte di guerra, quei bambini che perdono parole e segni tra gli sfollati al gelo di Irpin. Via dai cecchini. Passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Salvini fa ridere il mondo e c'è un altro caso Metropol, sbeffeggiato in Polonia, nuova indagine a Milano. Draghi mollato, il premier polacco annulla la visita a Roma, si indaga su altra compravendita e presunte tangenti di petrolio da Mosca all'Eni, storia simile a quella di Savoini. E il Manifesto: fuga impossibile, Kiev accusa la Russia di non rispettare il cessate il fuoco, 30.000 persone in ostaggio a Mariupol, assumi l'evacuazione dei civili interrotta dai bombardamenti, Zelensky accusa la NATO, teme Putin e parla di una trattativa con Mosca su Donbass e Crimea. Questa è la prima pagina di Repubblica, sceglie questa foto e il titolo, esodo sotto le bombe, non si legge altro. Andiamo allora avanti alla Stampa, sangue sulla trattativa. La verità, pure il carbone viene da Putin e l'Europa ci lascia in mutande, il paradosso, rimettiamo in funzione le centrali per sostituire il gas russo, ma la materia prima l'acquistiamo sempre a Mosca. Bruxelles intanto nega bond comuni per l'energia, il costo delle sanzioni non sarà distribuito. Ufficiale poi il Green Pass è per sempre, tra 18 mesi la proroga automatica, adesso è nero su bianco in un DPCM della Sciapa passare, non ci libereremo più, Speranza approfitta del leggero aumento dei contagi per prolungare le restrizioni. Libero riporta in prima un appello a Draghi, governo sveglia, benzina e diesel a 2 euro, quest'anno pagheremo 1.750 euro per il pieno, bollette cresciute del 130%, ma il Ministero non autorizza la riapertura delle centrali a carbone, borsa in affanno, in 2 mesi bruciati 108 miliardi di risparmi degli italiani, ancora il caro gasolio fa fermare pescherecci e rischiano di fallire 6.000 aziende agricole, la quotazione del nichel in 48 ore è salita del 250%, l'acciaio ora ha dei costi proibitivi, nel 2022 i turisti sono calati del 33,7%, con il blocco dei viaggi da Mosca perderemo 984 milioni e gli hotel chiudono, prezzo della carta aumentato del 100%, i produttori costretti a sospendere il lavoro. Il Sole 24 ore, in apertura il piano dell'Unione Europea contro il caro gas, sul petrolio e scontro USA-Russia e poi l'ipotesi Eurobond accende i mercati. Concludiamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport, cose da Inter, mezzo miracolo ad Anfield, ma ai quarti va il Liverpool, decide una magia di Lautaro, i nerazzurri resistono in 10, 2 pali e una traversa. E con la prima pagina della Gazzetta dello Sport concludiamo qui la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati con noi e buona giornata.